a tutte, benvenuti in un nuovo video. Oggi utilizzeremo questi clear stamp della Laon & Fawn a tema prettamente estivo, infatti aspettavo proprio il caldo per usarli. Allora, questi timbri li andremo a colorare con le Prismacolor. Volevo provare quelli della Marco, ve l'avevo già detto, però essendo che c'è veramente molto caldo, anche se ho iniziato alle 7 del mattino a fare il video, non mi sento di testare dei pastelli nuovi in queste condizioni, perché ho già visto come hanno reagito le Polychromes, quindi vado con le Prismacolor che sono abituata. Quindi utilizzeremo questi Prismacolor. Nel caso ad esempio delle alghe, dei coralli, andremo a utilizzare direttamente l'inchiostro colorato, perché comunque è l'unica possibilità di farle timbrate. Per quanto riguarda le rifiniture, andrò ad utilizzare la penna gel della Sakura, quella giapponese, la Jelly Roll. Questa è la punta della 08, così. Diciamo che bisogna stare attenti perché fa i punti abbastanza grandi, però. Dopo, per alcune rifiniture penso che utilizzerò le penne. Queste sono quelle dell'Eurospin, che avevo preso l'anno scorso, e ho deciso di tenermene un pacco intero soltanto per le decorazioni, in modo che non mi devo spostare da dove tengo tutte le mie penne. Questi non sono certa di usarli, vedrò alla fine, però magari un pochino di colore con i gessettini lo vado a dare alla fine, me li sono già preparati. E dopo per le timbrate vado con il VersaFine, che ormai mi sono abituata ad usarlo, mi sporco tutta lo stesso ma mi sono abituata. Allora, io vi velocizzo il video dato che mi è stato detto che preferite vedere tutta la decorazione e faccio in modo di compattarla il più possibile. Tenete presente che anche comprimerla ci sono delle misurazioni obbligatorie che ti lascia il programma, quindi o vi faccio la velocità della luce, quindi non vedete niente, non vedete neanche che timbro uso, oppure un minimo il video esce lo stesso lungo, cioè mi dispiace se vi dà fastidio, ma se volete vedere tutta la decorazione, purtroppo se lo velocizzo troppo, io ho provato, non si vede neanche che timbro uso, perché sembra che lavoro, sembra di essere flash. Quindi il tutto dipende da quanto laborioso è il clear stamp, quanto tempo io impiego, perché se io faccio una decorazione che dura 2 ore, sotto i 20 minuti è impossibile andare anche velocizzandolo, appunto perché il programma mi dà, passa dal per 20 al per 8, quindi capite che c'è un bello stacco. Il per 20 è velocissimo, il per 8 è quello che di solito cerco di tenere, e vediamo. Quindi niente, io adesso inizio la decorazione e ci vediamo dopo.
la decorazione è finita. Purtroppo con le matite adesso gli effetti non si riescono proprio a fare, quindi gli altri timbri a tema marino che ho li rimando per quando non c'è questo caldo, perché purtroppo i pastelli mi si sgranano tutti. E quindi rimane molto più pesante il pastello, si sfuma di meno, non è il massimo della vita. Però comunque come decorazione è carina, l'unico problema è che non si asciuga niente, c'è troppa umidità. Mi sarebbe piaciuto fare lo sfondo, ma in queste condizioni anche il gesso mi avrebbe fatto un macello terrificante. Quindi speriamo che il tempo ci dia un po' una tregua, almeno posso utilizzare le matite, se non tocca provare a metterle in frigorifero prima, non so. E questo comunque è il risultato, questo set di timbri sono perfetti. Infatti non vedo l'ora di provare quello con il polipo e la medusa che mi piacciono moltissimo, lì vorrei riuscire a vedere o di fare la mascheratura per fare magari tutto il foglio colorato con i distress, però devo aspettare di prendere qualche distress azzurro ancora, quindi il prossimo ordine ci metto dentro qualche distress azzurro. Io spero che la decorazione della settimana vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa pensate dei video velocizzati, se vi piacciono o meno. E niente, io vi saluto, ciao a tutti e alla prossima.